Ben trovati ragazzi e ben arrivati al sesto ed ultimo episodio della nostra avventura in Sud Corea. Dopo aver visitato Daegu nella scorsa puntata, abbiamo preso un bus diretto a Busan, principale città portuale della Corea del Sud. E dopo qualche ora in autobus siamo arrivati non proprio a Busan perché siamo abbastanza lontani, però adesso dovremo prendere la metro che ci porterà di fianco al nostro hostel. Qua fa leggermente freddo, anche se comunque abbiamo fatto tipo un'ora e mezza di bus. Comunque siamo arrivati, viaggio indolore. Ragazzi, benvenuti a Busan. Detta? Busan. Cosa c'è Sara? Attraversabile come... dalle scale. E questa è la nostra guest house, in teoria una guest house a 5 stelle. Mi sembra mangi. Vabbè, andiamo a fare l'accettazione. Il proprietario devo dire che c'è una macchina. Accettazione. L'ospedale. Sì, andiamo a fare il triage. Ok. Veramente. Check-in time alle 4. Che sono? Le 16. Siamo arrivati alla camera, attenzione, in diretta apriamo la camera. Le aspettative sono altissime. Si apre la porta. E non c'è nulla. La madonna. Attenzione. Prego. No, ma raga, ma stiamo scherzando? Raga, mi dispiace. Le scarpe. Questa volta le azzeccato. Siamo molto, molto contenti di passare 5 giorni qui. Busan ci ha davvero rapiti, con la sua vita, i suoi colori, il centro città ricco di locali. L'abbiamo forse preferita anche a Seoul, ma forse. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Ragazzi, Busan è veramente, veramente, veramente bella. Non me l'aspettavo così. Perché? Che non ti sei informato? No, non me l'aspettavo così. Dai, figa, ci segui. Sì, esatto. When it's gray outside, it really makes me wonder. Ragazzi, guardate qua che spettacolo. Cos'è questo? Devi fare una ricarica plus. Manteniamo un minimo di impegno. Comunque, questa roba qua è pasta, mais e maionese, tipo mac and cheese. Ed è buonissimo, raga. Vabbè, buon appetito. A few moments later. Ce ne stiamo andando, abbiamo finito quasi tutto. Abbiamo chiesto se potevamo portarlo a casa, un po' di riso perché era veramente tanto e abbiamo pagato in realtà per tre. Anche se Sara ha fatto una ricerca e Dan non è... diciamo che non si usa portare a casa la roba dal ristorante. Però vabbè, l'abbiamo chiesto e ce l'ha dato tranquillamente. Spoiler, nessuno ha mangiato nulla di ciò che ci eravamo portati a casa. Perché ovviamente ce lo siamo dimenticati in hotel fino a che non era giunto il momento di buttarlo, ahimè. Che poi tra l'altro siamo usciti dal ristorante e la città si è illuminata ed è bellissimo. Cioè è veramente veramente bello. The next day. Buongiorno ragazzi, sto facendo solo buongiorni, vi facciamo vedere dove stiamo andando e stiamo mangiando e basta. Sostanzialmente la Corea per noi è questo. Secondo giorno a Busan, oggi andiamo a vedere il mercato. Non ho ancora capito che cos'è. Lo ragazzi, abbiamo preso mezzo chilo di noci a 3 euro, qualcosa del genere, buonissime.
Allora ragazzi, fermi tutti. Siamo al momento pranzo. Oggi un pranzo diverso perché ci siamo un po' stufate delle solite zuppe, zuppette, kimbap. Abbiamo, non è vero, abbiamo tutti i problemi di stomaco col piccante. Quindi, casualmente siamo andati al mercato e abbiamo scoperto tante cose buone. Unpackaging, polpettina, buonissima tra l'altro. Guarda come si fa, si poi prende con le mani, si schiaffa dentro in questa maniera. Mamma mia, no, che bellezza. No. Questo che cosa c'è dentro? Io metto la noce dentro, che si può fare? È verde. Si può fare una noce? Ma questo sono sicuro che la volevo poi, ce la metto per la busta. Ci mancherebbe. Questo si mette dentro. Sì. Oppure lo vuoi fare a parte? Io lo voglio a parte. Io la voglio a parte, credo, sì. Va bene, quindi abbiamo preso un po' di cose. Questo è un tortino di patate e verdure. Poi abbiamo questa che è un snack praticamente di tofu. Croccante. È molto buono, vogliamo farlo vedere. Tieni la carta. Sono tipo biscottini molto sottili, molto buoni, anche croccanti. E poi? E poi c'è un dolcino e pisciolini. Lo faccio io? Sì. Siete sicuri? Pisciolini, sì, che sì, Sara tanto ama. Sono quella crema che ancora non abbiamo assaggiato, vero? Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Quando me lo dicono vado avanti. Buon appetito, buon appetito. Per favore. Ragazzi, allora abbiamo trovato questa macchinetta, volevamo bere il caffè e niente, abbiamo messo dentro 1000 won e alla fine è uscito questo. E praticamente è mangime per il pesce. Sorry. We thought it was coffee. You want this? Ragazzi, niente, siamo riusciti a fare cambio con un signore. Proprio quel signore lì. Niente, ci ha dato 1000 won indietro. E si è fatto un però insieme. Vabbè, stiamo vedendo anche noi l'effetto del mangime. Una delle cose molto carine da vedere a Busan è il Gamcheon Culture Village, un villaggio coloratissimo che ha preso vita grazie all'arte e alla cultura. Si tratta di una serie di case costruite tra gli anni 20 e 30 e destinate alle famiglie più povere. Con il tempo molte case vennero poi abbandonate e nel 2009 il governo scelse di riqualificare il posto chiamando artisti da tutto il paese per donare colore e nuova vita. E per la lista delle cose fighe della Corea, si può dire fighe su YouTube, abbiamo trovato una panchina riscaldata. Siamo qui seduti su una banchina e questa è riscaldata. Cioè, pazzesca. Comunque la nostra giornata è proseguita all'insegna della natura e delle passeggiate. E il nostro obiettivo è arrivare alla fine della camminata, perché dovrebbe esserci un faro. Dovremmo fare una camminata di 1 ora e mezza. È tutto un po' anch'io là. Cioè, sono più o meno, non si sa. Dovrebbe essere una bella passeggiata in mezzo ai boschi. Last night I had a dream of us coming together. Last night in my dream I saw unity. I had a taste of democracy. La giornata non poteva concludersi meglio di così, dato che abbiamo deciso di andare a passeggiare sul lungomare di Busan. Paesaggi mozzafiato e un contrasto davvero affascinante. Tra palazzi e sabbia sembrava di essere a Miami. People were living in peace. Seeing the eyes of justice. Everywhere. Buongiorno ragazzuoli, stamattina è il giorno di partenza, sta cadendo lo zaino. Tra poche ore avremo un bus che ci porterà ad Andong, fa caldo. Come al solito il tragitto comodo ed indolore, niente a che vedere con i viaggi lunghi e scomodi del sud-est asiatico. E così siamo arrivati nella nostra nuova casa, facciamo vedere un attimino. Comunque abbiamo la stanza delle Barbie, bellissima. Abbiamo anche la cucina che non utilizzeremo mai. E appena arrivati siamo usciti per esplorare un po' i dintorni. The next day. Ragazzi, oggi andremo in un bellissimo posto e saremo accompagnati da questo pulmino fatto di legno molto particolare. Andremo in un villaggio che adesso vi faremo vedere. Allora ragazzi, praticamente siamo arrivati a questo villaggio, ok, che oggi visiteremo tutto. Adesso in teoria ci dovrebbe essere uno spettacolo. Esatto, in quella direzione. Lo spettacolo della danza delle maschere.
uno spettacolo che ci siamo gustati fino in fondo. Lì con noi erano tutti coreani o quasi, e ad un certo punto hanno anche fatto una battuta in coreano guardando Fede. Tutta la platea è scoppiata a ridere e ci fissava. Ovviamente non vi dico l'imbarazzo, io ero tutta rossa e mi sentivo in uno di quei film a rallentatore in cui tutti ridono alle tue spalle e tu non capisci perché. Per il resto la visita al villaggio è stata molto piacevole e rilassata e rilassante. La serata è finita poi con un piattone di pollo, riso, noodles, patate, cipolle, tutto, carote. Felicissimi, l'unico problema è che siamo seduti in questa maniera e io non mi sento più i piedi. Felici di mangiare, ma senza piedi. Il nostro giro si è concluso di nuovo a Seoul, dove tutto era cominciato, ed abbiamo finito in bellezza con un altro barbecue coreano. Impossibile resistere alla bontà di quella carne. Tranquilli, l'abbiamo smaltita tutta facendo un bel trekking sulla collina. Il panorama era fantastico. Ragazzi, è arrivata l'ora di salutare questi due bellissimi ragazzi, purtroppo, ma ci rivedremo presto. Ogni volta che vi salutiamo è un ci rivedremo presto. Stiamo abbandonando questa bellissima Corea che ci ha regalato tantissime emozioni. Stiamo andando in aeroporto, manca tantissimo ancora all'aereo. Sono le 8:30 del giorno prima del nostro aereo. Sì, abbiamo ora... l'aereo domani alle 8 del mattino circa. Esatto. Però abbiamo scelto di prendere ora la metro perché domani saremmo dovuti uscire di casa troppo presto, per essere lì almeno alle 5. Non sapevamo. Quindi, se c'erano le metro. A che ora, quanto ci voleva, ho detto senti, facciamo una bella cosa. Risparmiamo una notte di hotel e in più arriviamo là tranquilli, pagando poco, perché comunque la metro, esatto, ci costa solamente 4.500 won a testa. Sono tipo 3 euro qualcosa per arrivare in aeroporto, ed è tipo un'oretta di strada circa, giusto? Sì, anche un'oretta. E quindi niente. E quindi niente, partiamo. Domani mattina avremo un volo che ci porterà. Sicuramente toglieremo questi giacconi che ci danno un po' fastidio adesso. Siamo esaltati adesso, ragazzi, e entriamo nel nostro ottavo paese. Vi teniamo aggiornati. Salutiamo così la Corea, un paese che a noi personalmente è piaciuto davvero tanto. Certo, dal punto di vista umano si fa un po' più fatica a socializzare con loro. Sono abbastanza riservati e silenziosi. Sarà che sono davvero tanto legati alla tecnologia e, si sa, gli effetti sono un po' alienanti. Ragazzi, finalmente arrivati al gate, si è fatta anche mattina, abbiamo passato una nottata abbastanza pesante in aeroporto, devo dire la verità, anche perché Jessica ha dormito. Un'ora. Io non ho dormito per niente. Un'ora. 2 ore. No, non è vero. Comunque, tra... un'oretta. Un'oretta in teoria ci imbarchiamo e non vi diciamo ancora dove si va. Hello. Hello. Thank you. Stiamo per mettere per l'ultima volta piede sulla Corea. Come sempre, ragazzi, bellissimo, portami a destinazione. Hello. Questa volta Jessica non è contenta perché non ha il suo posto vicino al finestrino. 3 hours later. Ragazzi, siamo arrivati nelle Filippine. Aspetta, ma c'è qualcuno che parla? Ma chi è che? Voi li conoscete magari questi due? Noi l'abbiamo appena trovati. L'abbiamo trovati in aeroporto. Per chi non li conosce, tornate un attimo indietro e vedetevi i video della Cambogia. Ecco, non potete conoscere questi due pazzi che viaggiano per l'India. Fanno di tutto. Tutto fare. Comunque, ragazzi, siamo arrivati a Manila. Vedi, lo sapevo che incontrando questi due avrei rovinato tutti i video perché parlano sopra, parlano di... Comunque siamo arrivati a Manila. Piove, però almeno fa caldo. Ragazzi, questo è l'hotel più figo che vedrete su questo canale. Ecco. Non ci credo, ho iniziato a fare il video da... costava così poco. Esatto, fanno i lavori. Vabbè, abbiamo avuto un... niente, parliamo dopo, vi portiamo con noi in silenzio.
Devo cogliere i momenti in cui non ci sono i lavori. Mi aiuti a portare? Allora, abbiamo trovato questa offerta bellissima per 2 giorni a Manila, ragazzi. Questo hotel fighissimo, in questa una tower praticamente bellissima. E ora vi facciamo vedere. C'è troppo profumo per i nostri gusti in questo albergo. Sì, qua c'è d'ascella però. No, non è vero, c'è profumo. Comunque, stiamo andando al 10° piano perché Federico, raccontaci un po' che cosa hai organizzato, hai prenotato. Una mini suite. Mamma mia, siamo i ricchi. No, adesso non è come pensate. Non lo sappiamo, però le foto sembra... Allora, Agoda mi ha fatto questo sconto enorme, ho applicato tutti gli sconti e sono andato a pagare veramente, veramente poco. Qualcosina in più rispetto al nostro budget. Tipo? Tipo 6 euro in più. Ok, al giorno. Adesso la prima cosa che vogliamo fare è una doccia, ragazzi, perché veramente siamo in giro da praticamente ieri mattina. Non stop. Eccoci qua. Addirittura, proprio quella lì così... Così, oh mio Dio, qua c'è già troppo spazio inutilizzato, vuol dire che è enorme la camera o è fatta male. E la Madonna! Madonna, che lusso, ragazzi! C'è tipo meno 10 gradi, eh? La tele che si accende da sola mi mette sempre un po' di inquietudine. E qui c'è una vista, vediamo. Vediamo live che vista c'è. Secondo voi che vista c'è? Beh, di sicuro non su Bangkok. Pronti? Guarda qua la vista su Manila. Ah, ragazzi, non l'abbiamo detto, ma benvenuti nelle Filippine. Anzi, l'abbiamo già detto. Comunque è assurdo che abbiamo ribeccato Aurora e, sì, e Mario, eh. Ecco come si presenta un Federico stravolto con una maschera in faccia. Delle ore 21:17, ragazzi. Allora, siamo arrivati, siamo riusciti a fare una SIM card pagandola anche a un prezzo abbastanza decente. Speriamo ad un prezzo decente, ve lo diremo per il mese in cui saremo qui. Siamo riusciti a fare questa SIM card al 7-Eleven, una prepagata da 5 giga, quindi abbiamo pagato 40 pesos, che sono neanche un euro. E poi abbiamo, diciamo, tramite l'app abbiamo deciso il nostro piano e abbiamo pagato 13 euro per 49 giga, giusto? No, 8 euro, scusate. E nulla, vediamo un po'. Abbiamo mangiato sempre al 7, non abbiamo cercato nulla perché non avevamo ancora internet, non sapevamo dove andare e quindi non volevamo rischiare di addentrarci in strade al buio senza connessione. Facciamo vedere una vista, la vista che abbiamo dalla camera, quindi bravo Federico che ha preso questa camera bellissima. Siete pronti? Ecco ragazzi, questa è la vista dalla nostra camera. Che meraviglia! E poi tra l'altro a noi piacciono un sacco le viste. Che mi riprendi? Le views. Sì. È vero. E niente, quindi abbiamo deciso che dormiremo con tutto aperto, ovviamente. E questo ci fa ricordare, come se nulla... Cioè, come se già non lo pensassimo abbastanza a... NU. Esatto. NY. New York. Esatto, il nostro sogno. Più di quello di Fede. Va bene, ragazzi. Allora, noi vi salutiamo. Aspettate un attimo. Noi vi salutiamo, vi lasciamo... Ho un Federico più bello domani mattina. Esatto. E nulla ragazzi, un bacio, buonanotte, ci vediamo domani a Manila. Questi sono i postumi della Corea, eh. Vero, la Corea ti coreanizza, diventi fissato di maschere e skincare. No, e Jessica l'ha buttata in faccia perché c'è due brufoli. Ciao ragazzi, buonanotte. Non è mica finita qua ragazzi, se volete scoprire com'è questa Manila, come sono le Filippine, continuate a seguire i nostri video perché è solamente l'inizio questo. Ragazzi, come al solito, grazie per averci seguiti fino a qui. Noi vi chiediamo un piccolo aiuto, veramente piccolo, ho sputato nel frattempo. Sì, vi chiediamo un piccolo aiuto che è quello di iniziare a seguirci. Iscrivervi al canale. Iscrivetevi al canale per chi non l'ha mai fatto. Obbligazione. È obbligatoria. Iscrizione obbligatoria. Ma noi ripetiamo sempre le stesse cose. Cioè, vabbè. Però non ci accontentano. No, sì, ci stanno accontentando. No, alcuni ci stanno accontentando. E nulla ragazzi, lasciate un bel like e mi raccomando, il commento sotto il video è fondamentale, anche quello ci aiutate a far crescere anche il canale. Oltre fateci che fateci sapere come se vi è piaciuta la Corea. Esatto, sì. Avete visto l'ultimo video, è stato un po' così un mix perché gli ultimi giorni abbiamo ripreso un po' poco, quindi abbiamo cercato di unire un po' quello che era rimasto. Però ragazzi, siamo pronti per farvi vedere queste Filippine. Ha già detto tutto lei. Vabbè. Ragazzi, non parlo mai io. Parla di qualcosa allora. Allora, di posso dire la tabellina del 2 è 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Scusa, hai ragione. Di qualcosa tu, dai. Niente, mi chiamo Federico Saccomanno.
E dateci un taglio, mamma mia. Comunque ragazzi, siamo un po' smorti, Jessica è senza voce. Speravo che la finisse proprio tutta la voce, invece non è andata così, anzi sta guarendo purtroppo. No, piccolina lei. Dai, taglia giusto questo video. Ci vediamo alla prossima puntata ragazzi, vi voglio un sacco. Bene, continuate a guardarci perché ce ne saranno delle belle. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Ma perché l'hanno staccato quello? Io non l'ho staccato. Chi l'ha staccato? No, non lo so. Io quello non l'ho staccato.